Ciao, buonasera. Allora, notizie di politica italiana non ve ne sono, però in realtà ve ne è una che in qualche maniera ci riguarda, perché non è relativa, diciamo, alla stretta contingenza di politica interna, ma è una notizia molto interessante di cui secondo me conviene, vale la pena parlarne. È relativa a una lettera che la BCE ha inviato al nostro governo, ai due presidenti delle Camere, al ministro Gualtieri in particolare, relativa alla manovra di governo adottata in merito al contante. Parrà incredibile, soprattutto ai fideisti delle istituzioni europee, a coloro che vedono nell'Europa il bene, quasi il bene assoluto, riconoscono un'autorità superiore, anche un'autorità morale superiore nelle istituzioni europee, nella Commissione europea, nella BCE. Io vi ravvedo tutto il contrario. Però è interessante questa lettera, perché questa lettera smonta tutta la narrativa in merito alla relazione tra contante ed evasione fiscale, che è una narrativa in realtà che era già smontabile rimettendosi a quella che è la versione ufficiale sostenuta per esempio in Germania. Vi fu uno studio qualche anno fa prodotto dal sistema bancario tedesco, il quale smontava totalmente la relazione tra evasione e contante. Non è un caso, infatti, che in Germania l'uso della carta moneta elettronica privata, lo sottolineo, privata, bancaria privata, perché questo è l'utilizzo delle carte di credito, è una moneta parallela privata che costa, fra l'altro, differentemente dalla moneta a corso legale, dalle nostre banconote e dalle monete. Non è un caso, appunto, dicevo, che in Germania l'utilizzo delle carte di credito sia tra i più bassi in Europa, insieme a Italia e Grecia, con la differenza che qui in Italia però davvero ci fanno diventare matti, c'è proprio un'operazione costante di brainwashing, di lavaggio del cervello, in merito invece all'importanza dell'utilizzo della moneta elettronica in quanto foriera di virtù quasi divine, sia sul fronte della fiscalità, sia sul fronte della digitalizzazione dei processi, addirittura sia sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, come se davvero le transazioni per 1.000, 2.000, 3.000 euro fossero davvero operazioni di riciclaggio del denaro sporco, quando in realtà questi movimentano milioni, se non miliardi di euro. E quindi davvero, questa è una tesi, fra l'altro, che ebbe l'ardire di sostenere addirittura Marco Travaglio, ma davvero è roba pretestuosa, strumentale, e soltanto i meno avveduti, più ingenui, coloro che, ripeto, hanno un approccio fideistico nei confronti di questa vulgata sistemista che è favorevole al sistema, questi gli piace, come dire, in qualche maniera essere dentro il sistema delle banche, delle multinazionali, essere in qualche maniera delle pedine di questo sistema dei potenti, invece ravvedano nel piccolo, nel salvo poi invece il piccolo, a meno che non sia agricoltore, allora quello va bene, ma poi tutti gli altri piccoli in realtà, che possono essere commercianti, baristi, tutta roba da eliminare perché poi sono sporchi, brutti e cattivi, evadono. E in realtà c'è un'invidia sociale, secondo me, all'origine di questo approccio, perché questa gente ha avuto il coraggio di fare quello che questi ben pensanti hanno avuto il coraggio di fare, che è quello di indebitarsi, magari vendere immobili, mettere ipoteche sulle case su cui vivono, indebitarsi, pagare fior di quattrini in interessi al sistema bancario, ma per darsi una propria autonomia, una propria attività, non dover dipendere da nessuno, per quanto questo sia ovviamente relativo,
ma questo non piace, non piace perché in qualche maniera queste persone hanno avuto il coraggio di fare, ripeto, quello che questi ben pensanti non hanno avuto il coraggio di fare. Poi che c'entra? C'è chi invece nel mondo del lavoro dipendente preferisce restare tale con dignità, senza alcuna forma di invidia sociale, ma anzi con tanto rispetto nei confronti di chi invece ha voluto provare una strada differente, con sacrifici, con tutte le difficoltà proprie di un'attività autonoma oggigiorno, consci del fatto che loro con 36 e mezzo di febbre possono stare a casa, l'attività autonoma con 39 di febbre, parlo per esempio per me stesso, a lavorare deve andare, perché appunto i costi ci sono, i costi sono l'unica certezza che ogni giorno matura differentemente dalle entrate. Ora, detto questo, la questione del contante, io posso parlare dall'alto del fatto che è 15 anni oramai che sono dotato di un POS, è una questione di libertà. A me i clienti mi chiedono di pagare col POS, li faccio pagare col POS, non c'è nessun tipo di problema, ma quello che veramente aborro è il fatto che se un mio collega vuol non dotarsi di un POS deve avere la libertà di poterlo fare. Se un commerciante vuole avere la libertà di non dotarsi del POS deve poterlo fare. Perderà quei clienti che invece sono intenzionati di pagare con carta elettronica, non li avrà, semplicemente non li avrà, già questo il prezzo altissimo vista la diffusione oggigiorno di questo strumento, che paga, ma non deve avere un obbligo di legge, anche perché questo obbligo di legge è talmente odioso alla luce dei dettami europei, proprio di quelli europei, che davvero grida vendetta. Perché cosa dice l'Unione Europea? C'è una direttiva di un paio di anni fa, se non erro, che di fatto obbliga a non poter chiedere nessun tipo di profilo commissionale alla clientela per l'erogazione di questo servizio. C'è un problema, che chi eroga a monte questo servizio, sia il sistema bancario, il profilo commissionale ce lo mette, e come? Quindi il sistema bancario ti grava per l'erogazione del servizio di carta elettronica di commissioni, ma te non puoi riversare, te commerciante non puoi riversare sul cliente questa commissione. Questo per consentire la diffusione della carta elettronica, che quindi sul lavoro grava, genera commissioni per il sistema bancario, abitua le persone all'utilizzo di una carta moneta privata, di una carta elettronica privata, e quindi insomma mette in moto tutta una serie di meccanismi odiosi che in qualche maniera gridano vendetta. Ora, cosa ci dice la Commissione Europea, cosa dice la Commissione Europea al nostro governo, che ancora una volta si dimostra più realista del re, più servo, diciamo, di pratiche e di dinamiche davvero oligarchiche a favore davvero dei potentati economici? Cosa ci dice? Ora ve lo dico, ve lo leggo cosa ci dice. In pratica sembra di sentir parlare noi, diciamo, chi un po' come me ha approcci un pochino più ribellisti, mettiamola così. Allora, in questa lettera, che è datata 16 dicembre 2019, ma di cui si è avuto conto soltanto l'8 gennaio grazie all'opera sempre meritoria del professor senatore Bagnai, dice la BCE: sempre considerare le ripercussioni negative della limitazione in questione. La possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali e per varie legittime ragioni preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Cioè, che ci sta dicendo la BCE? Che tanta gente, giustamente, come chi vive la strada come noi sa, non utilizza la carta di credito perché essa aumenta la propensione al consumo e non ti fa avere coscienza di quanto stai spendendo. Questo ragionamento proprio soprattutto dei genitori, delle persone più anziane. Il contante è anche generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto
quale moneta legale, è ampiamente accettata, è rapida e agevole al controllo sulla spesa di chi paga. Costituisce inoltre un mezzo di pagamento e consente ai cittadini di regolare istantaneamente un'operazione dell'unico metodo di regolamento in denaro di banca centrale al valore nominale, e non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo, cioè le commissioni invece gravano sulla moneta elettronica bancaria privata. Inoltre, i pagamenti in contanti non richiedono un'infrastruttura tecnica funzionale con i relativi investimenti e sono sempre disponibili. Si pensa in quelle zone in cui non si può pagare per vari motivi, a volte c'è per esempio i POS che non funzionano, così come non funzionano per esempio gli ATM per il ritiro presso le banche, soprattutto alla notte. Chi come me lavora, fa il tassista la notte, capita spesso che dei clienti che vogliono ritirare non possono farlo. Ciò riveste particolare importanza in caso di indisponibilità dei pagamenti elettronici. Inoltre, pagamenti in contanti agevolano l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia, consentendone di regolare in tal modo qualsiasi tipo di operazione finanziaria. Ora, in realtà continua, perché poi parla anche di costi. Dice, mentre conferma che i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, quelli elevati, richiede che i soggetti che commerciano beni, non altrimenti soggetti obbligati, ai sensi di tale direttiva, siano comunque classificati come soggetti obbligati secondo la direttiva stessa e applichino misure di adeguata verifica della clientela soltanto nei casi in cui effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro. Non i 3.000 euro quale limite che avevamo fino ad oggi noi. Adesso è stato portato con la nuova finanziaria di questo governo a 2.000 e poi dal 1 gennaio 2022 sarà portato a 1.000 euro. Ma qui si parla di 10.000 euro, glielo sta dicendo la BCE. Ne consegue che la proposta di legge dovrebbe stabilire una soglia proporzionata per l'eliminazione a pagamenti in contanti, tenuto conto degli obiettivi di tali limitazioni. Ora, è evidente che con questo richiamo della BCE al governo, cosa traspare? Traspare che questo governo purtroppo si muove in modo ideologico, avendo in dispregio, in odio, chi? Il commercio. Quelle partite IVA che il governo sa non essere proprio corpo elettorale e allora le perseguita. Il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, ed ecco che arriva allora questa lettera della BCE a cui ci tocca dar ragione, cosa più unica che rara, che bacchetta il nostro stesso governo. E perché lo bacchetta? La BCE non fa le cose perché vicina alle piccole e medie imprese, al piccolo artigianato, al piccolo commercio, ai liberi professionisti. La BCE si vede sottrarre quote di potere nel momento in cui si diffonde l'utilizzo della moneta bancaria privata. Il contante, venendo meno, di fatto sottrae potere alla BCE come organo politico, come organismo politico. Ed è per questo che interviene. Dicevo che il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, e il nostro governo purtroppo anche stavolta si è dimostrato più realista del re, più servo dell'ultimo dei servi, al servo nei confronti sia di quella ideologia europeista, di quelle istituzioni proprie dell'eurosistema a cui ogni volta i liberal progressisti del nostro paese vogliono dimostrare di essere proni, di essere pronti ad assecondare in tutti i propri desiderata. Stavolta sono andati ben oltre quelle che evidentemente vogliono essere le intenzioni della stessa BCE. Evidentemente certe dinamiche ideologiche, filo-oligarchiche, si stanno trasformando in un boomerang. È una dinamica che secondo me vedremo anche, assisteremo
ha questo effetto boomerang anche sul fronte del Green New Deal. Mentre parlo, proprio quest'oggi è stato varato il Green New Deal, 1.000 miliardi di euro per sostenere la transizione verde, così la chiamano, la decarbonizzazione. Quello a cui assisteremo sarà un aumento vertiginoso dei costi sul fronte energetico e su tanti altri fronti. Assisteremo a dinamiche odiose, per cui vedremo quelli che fino ad oggi erano considerati aiuti di Stato invece sdoganati per consentire questa transizione verde, questa conversione da un'economia fossile ad un'economia non fossile. Cose non sono state consentite, per esempio, invece, per aiutare, per esempio, i terremotati, o per aiutare imprese come Ilva, capace di dare lavoro per produzioni, fra l'altro, egregie, a tante persone. Ecco, lì gli aiuti di Stato hanno continuato a essere definiti tali. Quindi no alle case per i terremotati, impossibilità a sforare il patto di stabilità, no a aiuti di Stato per quanto riguarda appunto il salvataggio di complessi industriali raffinatissimi, importantissimi per il paese come l'ex Ilva, ma sì per questa ciofeca, perché davvero a questo siamo, della decarbonizzazione. Perché una ciofeca? Perché si considera la CO2 come foriera, come causa del riscaldamento globale, quando la vera scienza oramai ha spiegato, ha dimostrato, dati alla mano, che essa è conseguenziale all'aumento delle temperature e non è all'origine dell'aumento delle temperature. Le temperature aumentano, non mi stancherò mai di dirlo in questi interventi quando tocco questioni di carattere ambientale. Le temperature aumentano per fenomeni esogeni alla stessa biosfera, quindi dovuti ai cicli solari e non all'azione antropica. Tanto su questo tema ritorneremo e vi sarà modo di parlarne. Vi ringrazio per ora, credo che appunto la questione del contante, della non relazione tra evasione e contante, oggi ce lo dice anche la BCE, l'abbiamo affrontata in tutti i suoi aspetti. Niente, ci aggiorniamo presto, state bene, vi saluto, ciao.